SCP-007 deve essere contenuto in una camera sigillata che misuri 10 metri su ogni lato. La stanza è da arredare confortevolmente come se fosse un salotto e con qualsiasi cosa che venga richiesta da, in seguito denominato soggetto, purché le sue richieste non compromettano la sicurezza. Al soggetto non è permesso lasciare la stanza e deve essere trattenuto con la forza qualora fosse necessario. SCP-007 si trova all'interno di una cavità situata nell'addome del soggetto. Il soggetto è un uomo caucasico, approssimativamente di 25 anni, e gli sostiene di averne 28, alto 176 cm. Gran parte dell'addome del soggetto, muscoli, pelle e organi, è assente, ma non sembra che egli ne soffra. Al posto della carne normale, è presente una sfera di suolo e di acqua che non è entrata in contatto con il corpo del soggetto in alcun punto. Per molti aspetti la sfera, di 60 cm di diametro, appare come la miniatura della Terra, ma l'allineamento continentale non è coerente ad alcun allineamento noto nella storia della Terra. La sfera ha un clima proprio e una trascurabile forza di gravità, oltre a dei microorganismi simili a quelli che oggi abitano la Terra. Sono state osservate due forme di vita intelligenti, ma si deve ancora comunicare con una di esse. I livelli tecnologici delle due specie vanno controllati almeno una volta a settimana e in quanto a sono approssimativamente uguali a quelli del XV secolo della Terra. Il soggetto afferma di chiamarsi, ma non si trova alcun modo per verificare la reale identità di tale persona. Egli non chiede né cibo né acqua e, nonostante sia stato osservato mentre consumava entrambi, è sconosciuto ciò che accada a queste sostanze dopo essere ingerite. Il soggetto è intelligente, si registra un quoziente intellettivo pari a 128, è affidabile e guarda il pianeta dentro il suo corpo con minore curiosità di come osserva il suo corpo. Il soggetto non sembra provare stress per la sua insolita condizione. Quando gli viene chiesta l'origine del pianeta del suo addome, risponde: «Un giorno mi sono svegliato ed era lì, non ho idea di come ci sia finito». Il soggetto è provvisto di un numero di previdenza sociale e di patente e chiede che vengano controllati. Quando ciò è stato fatto, si è scoperto che non erano ancora stati assegnati. Dottor gioca ogni settimana a scacchi col soggetto e la partita è un pretesto per controllare la sua sanità mentale. Dottor riporta che il soggetto non ha ancora provato a fuggire e di non trovare segni di violenza o di qualche malattia mentale, anche se ha ripetutamente chiesto un computer con una connessione a internet. Si raccomanda che ciò non gli venga fornito perché potrebbe compromettere la sicurezza.